magistratura che rappresentasse gli interessi della plebe, un gruppo sociale molto eterogeneo sul piano economico e culturale, è il frutto del conflitto tra patrizi e plebei e delle rivendicazioni di questi ultimi a partire dagli inizi del V secolo a.C. I plebei contribuivano in maniera significativa alla difesa e all'espansione della città, fornendo soldati all'esercito, ma non avevano accesso alle magistrature e soprattutto non si sentivano adeguatamente rappresentati nel sistema di governo della res publica. Per questo, a partire dal 494 a.C., essi si costituirono in una loro assemblea, i Concilia Plebis, e si diedero propri magistrati, i tribuni della plebe, da prima 2, poi 10. Il compito originario dei tribuni era quello di difendere gli interessi dei plebei dalle prevaricazioni degli altri magistrati e del Senato. Proprio questo spiega i poteri conferiti ai tribuni che si vennero precisando e ampliando nel tempo tra V e IV secolo a.C. In primo luogo, il diritto di veto, lo ius intercessionis, che concedeva al tribuno la facoltà di opporsi ai provvedimenti del Senato o dei magistrati che mettessero in pericolo gli interessi della plebe. In secondo luogo, essi esercitavano lo ius auxilii, cioè il diritto, ius, di difendere in tribunale i plebei dagli abusi dei magistrati. Infine, oltre a questi poteri difensivi e di opposizione, il tribuno aveva uno straordinario strumento di intervento. Poteva infatti presentare le proposte di legge, le rogationes, ai concilia plebis, le cui delibere, i plebis scita, avrebbero in seguito assunto il pieno valore di legge. Tali poteri spiegano perché il tribuno godesse della sacrosanctitas, ovvero dell'immunità fisica. La sua persona era considerata sacra e inviolabile. Gli eventuali aggressori sarebbero stati automaticamente privati dei diritti civili, dei propri beni e dichiarati sacri, maledetti, e offerti agli dèi, vale a dire che l'offeso o i suoi familiari o qualsiasi altro cittadino avrebbero potuto ucciderli impunemente. Thank you.